si è affacciato uno. Ricky. Buongiorno amici, mi sono completamente dimenticato di registrare l'intro di questo video, ma non importa, eccomi qui. L'esplorazione che andrete a vedere oggi è un qualcosa di veramente incredibile. Sinceramente era da un po' di tempo che non provavamo questa sensazione di paura. Ci sono stati alcuni momenti, alcuni istanti in cui volevamo andarcene, ma abbiamo deciso comunque di continuare. Il luogo che vedrete oggi è un hotel abbandonato attorno al 2008-2009. Si tratta di un hotel termale, molto simile a quello che avevamo visitato ancora l'anno scorso, infatti è situato nella medesima zona. Il problema di questo posto qual è? Che in tutti questi anni di abbandono, ma anche tuttora, è frequentato giorno e notte da senza tetto, da sbandati, citando testualmente gli articoli che ho trovato online, da uomini che deambulano barcollando ubriachi. Quindi è stata veramente adrenalinica come esperienza. Non voglio aggiungere nient'altro, non voglio spoilerarvi nulla, vi invito solamente a scrivere qui sotto le vostre considerazioni e vi auguro una buona visione. Ci abbiamo lasciato la macchina laggiù e questo è l'hotel, esattamente questo qua. Sarà da un po' di anni abbandonato. Forse 7-8. Qua c'è tutta la vegetazione già che è cresciuta, adesso vediamo come entrare. Dovrebbe essere bello grande. Tanto lui sta prendendo il sole e se la sta godendo. Ok amici, siamo dentro. Guardate quanto è grande. Gigante, eh? Sì. Come hai detto tu prima, ricorda quello che avevamo già esplorato in questa stessa zona. Perché questa zona qui è pienissima di hotel con terme. Abbandonati, terme inteso piscine, robe così. Ecco, questa è l'entrata. L'avevano barricato. Questo è un salottino intanto, eh. Questo è losco, losco sto posto. Ma proprio losco a livelli. Ma poi tutto buio in silenzio. Eh? Tutto buio in silenzio. Eh sì. Questo è quello del nemico che non provavamo da un po'. Eh sì, proprio spettrale. Questo vedete ragazzi, è stato adibito salotto. Birre, cose, lumini, verranno anche di sera sicuramente. Vabbè, entriamo. Sì. Guarda come hanno spaccato tutto qua, cazzo. Vai, salta. Tada, ma è proprio messo male, eh. Sì. Vabbè. Sento il rumore già. Sì. Sì. C'è già qualcuno. C'è qui qualcuno qua. Senti. Qua vicino. Non sia un altro esploratore, ma dubito. Cazzo. Facciamo? Entriamo, cosa da fare? Prendiamo in mano qualcosa. Sto cazzo. Per sicurezza. Cosa prendi? Tra l'altro sta roba qua è nuova o nostra roba? Andiamo. Beh, certo. Io non ho più sentito niente adesso. Speriamo sia stato il vento. Sì, sto cazzo il vento. Fammi prendere le torce. Sì, passano anche a me. Usiamo quella al massimo. Se si avvicina qualcuno gli tiriamo la torcia, lo dobbiamo fare. Le caricate? Sì, sì, sono cariche. Adesso farò un... Tieni questo, farò un casino bestiale. Perché... Oh, voci, eh? È impossibile non far rumore. Pieno di vetri. Sì, che bravo coglione. Almeno ci annunciamo, dai. Sì, ci annunciamo. Meno effetto sorpresa. Che figo che era. Oh, non me l'aspettavo così. Guarda, ma che roba. Bello. Vero? Questo era proprio l'ingresso principale. Vabbè, andiamo. È immenso ragazzi, guardate che roba. Saranno sopra da sicuro. Nelle stanze ovviamente. Vuoi salire sopra? Certo. Vabbè, innanzitutto guardiamo il piano terra. Comunque deve essere stato incredibile sto posto. Cazzo, c'è la bici. C'è la bici. Sì. Merda. No, però è bucata senza sellino. No. Sì, ma zio. C'è qualcuno sicuramente qua. Abbiamo sentito.
Qua l'hanno incendiato, dadda. Oh, non so, ho l'impressione che qualcuno sbuchi con la testa adesso dal balcone. Io urlo, non mi frega un cazzo. No, devo rompere il cazzo che incomincio a urlare. Qua c'è una puzza di bruciato incredibile. Ha bruciato tutto qua. Cazzo, l'hanno vandalizzato di brutto, era incredibile sto posto. Qua era tipo archivio, penso. Ma è un cane questo. Andiamo qua. Guarda che roba, dada, ci sono ancora tutte le sedie con i tavolini. Questo è un bancone in me. Questa è la reception, eh? Mm-hmm. Tipo, sì. Guarda che roba. Questa roba espositiva? Guarda che figa. Sicuramente è l'esposizione qua. Sì. Continua tutto qua. Dai, almeno abbiamo anche queste per... Sì, per fuggire in casa. È tutto aperto qua. Tutto vandalizzato. E qua dietro c'era tipo questa sorta di libreria. Sentito? Eh? Sentito? Cos'era? Su. Rumore su? Rumore? Vabbè, amen. Andiamo su subito, c'è cioè... No, dai, guardiamo sotto. No, mi voglio annunciare. Ma che ciao, annunciare? Sono Daniel, ho tante passioni. Sì, bravo. Ascolto Michael Jackson, suono la chitarra. Siamo qua solo per esplorare. Dai, vieni, Daniele. Basta che non ci sia qualcuno con i cani. Ah, lì c'è, lì ci sbrano. Sì. Porca puttana. È giusto così, prima o poi ci voleva un ritorno di questa adrenalina. Proseguiamo qua, Dada, vediamo sotto. Anche questo non è un piano, eh? Cazzo fai? Perdiamo. C'è qualcuno? Ah no, sono i piccioni là, bastardi, guarda lì. Là. O no? Ma che piccione? Ah no, non c'è il piccione. C'è qualcuno? Pieni zanzare, eh? Dai, 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 abbiamo un sacco di roba da vedere. Ah, vuoi che andiamo direttamente nella zona terme? Sì, dai, perdiamo. Dai, per forza. Poi andiamo in quel salone incredibile. Guarda qua, questo era proprio l'ufficio, vedete? Piscina, indicazione piscina qua. Cazzo, era gigante sto posto. Oh, stile uguale dell'altra volta. Sì, è vero. Identico. È identico a quello dell'altra volta. Forse una volta era solo così. È proprio uguale. Poi pieno di letti anche con la vasca per immergersi. Sì. È identico, cazzo! Pazzesco! Tutto fatto così. Non è che è lo stesso? Ma va. Cazzo, è proprio simile. Quando... Stesso, guarda, ah no, ma perché sai che una volta facevano anche le cure. Vedi? Questo è proprio... è la cosa per fare le cure termali, vedete? Paura che esca qualcuno? No, non ho paura. Sono sicuro. Comunque queste erano proprio quasi delle stanze di ospedale, eh? Cioè di ospedale nel senso per... Non è che ho paura, sono sicuro che esca qualcuno. Eh sì, per forza. Qua sì. Qua sono tutte stanze identiche. Abbassa sta cazzo di luce, c'è qualcuno lì. Ma va. Minchia. Guarda, Dada. Cos'è qua? Qua qualcuno dormiva. Sembra. Guarda qua che cazzo c'è, Dada. La piscina, questa è lontana. C'è la piscina interna. Guarda queste stanze fatte tutte così. Guarda, madonna. Guarda, che roba. Oh, ma è identica a quella dell'altra. Sì, quella dentro, la piscina interna è fatta diversa. E anche quella... Però era simile comunque. Col ponticello. Sì. E anche fuori c'è l'esterno, andiamo a vederla pazzesco. Subito. Pazzesco! Questa parte qui è veramente incredibile. L'acqua è bassissima, tra l'altro, qui. Bassissima e putrida. Esatto. Guardate com'è, c'è un sacco di roba dentro. E c'era l'apertura che dava alla zona esterna, che è questa.
Cazzo, veramente simile, eh? All'altro. Vero? Forse l'altro era ancora più grande. La piscina, ti dico. Oh, una tartaruga! Una Come una tartaruga? tartaruga! Guarda! Non ci credo! Dov'è? È andata sotto la terra! Una tartaruga così! Vive qua, che bene. Vive qua, in vacanza! Quelle grosse, eh? Lì sotto è andata! Bastarda! Come bastarda? Volevo vedere di là! Vieni qua. C'è il passaggio? Ma ti fidi a passare lì? Su quel Va. legno lì? Sì, tranquillo, saltaci sopra! Andiamo di qua! Pazzesca comunque la tartaruga! Che figo che era sto posto! Sì, tranquillo! Cioè, piscina esterna così e dentro piscina interna. Incredibile. Guarda che entrata che aveva sta piscina, così, con le docce e andavi direttamente L'hanno dentro. quante stanze ha questo posto? Eh sì. È uguale a quell'altro, eh. Sì, molto molto simile. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Cosa? Il vento? Sì, il vento. Ragazzi, guardate come si muove la tenda lì, sembra che ci sia qualcuno. Mamma mia, guardate. Penso sbuca qualcuno. Teoricamente il vento. Ci faccio ciao. Ce n'è un'altra? Guarda. Eh sì. Questa forse era per i bambini, un po' più bassa, Sì, può probabile. essere. Sì, questa è più bassa. Sicuramente per i fiori. Per i fiori, sì, Ritorniamo siamo in dentro, dai. Veneto, qua possiamo parlare. Vero? Siamo in Sì. Veneto, possiamo parlare così. Torniamo dentro, Dada. Adesso andiamo nell'altra stanza che sembrava incredibile. Teoricamente la sala da pranzo. E poi ovviamente saliamo nelle stanze. La parte più difficile. Ma poi guarda che bu... Guarda che vasca! Guarda, Dada! Questa è quella che fanno i mar. Quella col ghiaccio? Per ritornare in qua. C'è ancora odore di terme. O di morto. Un po' di bruciato. Sì, anche un po' di bruciato. Qui poi c'era qualcos'altro? No, no, noi siamo arrivati da là. Volevo solo finire qua. Ah, vedi? Qua dall'esterno ti collegavi direttamente alle piscine. Perché è pieno di zanzare? Boh. Questo? Boh, un ufficio con alcuni computer. Dada, qua c'è puzza. Senti. Senti qua. C'è proprio puzza qua, eh. Di cacca. Di cacca, vero? C'è puzza di merda, zio. Qua. Sì? Cos'era? Sa che c'è un coniglio. Come un coniglio? Sì. C'è puzza di animale, Sì, tipo. cacca di coniglio. Quella non è cacca di coniglio. O di piccione. No, che piccione. Questa zona lavanderia, ragazzi, non è molto grande la lavanderia, per tutte le stanze che ci sono. Andiamo su, va? Anzi, prima andiamo a finire il salone. Andiamo qua a sinistra. Guardaroba, toilette. Che cazzo hanno bruciato Che qua? Guarda tutto cazzo lì? nero così. Guarda che sala grande questa. Grande. Madonna! Guarda che lampadario in mezzo. Cos'era un piccione? Non lo so. Anch'io ho sentito. Guarda che lampadario andata così. Bellissimo Bello. questo. Di qua c'era un'altra sala, abbastanza grande. Qua facevano le colazioni, sì, probabilmente. Vedete che c'è tipo zona buffet. Ah, è uno specchio questo, non l'avevo capito. Dada, sei tu? Ok, Sì. ma c'è un'altra stanza qua. Cucine, forse. Ah, sì. Che bestie di cucine, Dada. Arrivo, eh. Cazzo? Questa zona cucine è enorme. Guarda che roba questa, eh? Sono immense, Sì, più grandi di eh? Molto più quell'altro. grandi. Guardate che roba! Qua hanno chiuso qualcuno dentro. Dove? Qui dentro. Ha messo Spero questo. di no. Guardate che bestia di spazio questo. Sì, erano proprio tutte le cucine. Hanno distrutto tutto. Anche qua. Peccato, cazzo. Qua che cos'è? Boh, un deposito, un magazzino tipo. Sì, sto beccando tutto io. Guarda che cappa immensa. Qua c'è le celle frigo. Vedo degli indumenti qua per terra. Boh, ci sono dei vestiti. Questa era proprio la cella frigo. Questo è un altro magazzino. Con un'altra cella frigo. Un altro magazzino qua enorme. Guardate quanto. Quanta è marcia sta roba? Dove sbucavi qua? Fuori? Sì, fuori direttamente. Vabbè, andiamo su, Dada. Sì. È arrivato il momento di salire. Sei contento? Sì.
Vai. Sono contento perché per una volta vai su tu per primo. No, perché io devo tenere il telefono, non vedo bene se mi succede qualcosa. Ma va a cagare, è sempre una scusa, parco di lì. Hanno sempre il cane. Sai che mi sa che non sono subito stanze queste? Vediamo. C'è qualcuno? Ma c'era solo sta scala che portava su. Guarda qua altri salottini. Eh sì, vedi, non sono stanze già queste. Qua hanno bruciato altre. Guarda che cazzo hanno fatto. È tutta moquette questa. Sto piano non c'era nell'altro, eh? No. Fatto così. Zona tipo. Zona conferenze. Però... quella roba lì è una roba della palestra? Sì. Cazzo, ci sarà stata anche la palestra, sicuro. Cos'è sta roba? Cosa serve? Non lo tocco neanche perché. Guardate qua, hanno spaccato per vedere cosa ci fosse, non c'era niente. Andiamo? Cos'è? Ma mi sa che gli è andato a fuoco dopo. Sì, sì, sì. Ho letto anche che era stato incendiato. Ah. Anche ultimamente, a fine 2022. Ah. Diversi roghi nel tempo di gente che qui è entrata. Mi sono cagato addosso, c'era il tuo riflesso lì. Mi sono cagato addosso. Madonna. Leggi questo? No. Guarda, ah, infatti dicevo, ma gli ascensori non ci sono? Qua c'è qualcuno. Qua sono già stanze. Vediamo quest'altro salottino, sì, prima. Gigante era anche qua. Guarda, eh, che hanno buttato, guarda che cazzo hanno fatto. Che cazzo. Tutto su dalle stanze. Eh sì, hanno buttato tutta sta roba. Pensa a te. Giù dalle stanze. Sì, era un'immensa sala dove poter stare. Sì, anche questa. C'era anche il telefono qua sicuro. C'è troppa roba lì comunque. Qua? Qua? Cos'è? Qua cos'è? Un'altra cucina? Un'altra cucina sembra. Sì. Boh, non penso. Oh, non so cosa fosse, un spogliatoio? Non lo so. Ci sono delle scale d'emergenza qua. Ma scusa, ma queste sono già stanze. Meglio, vediamole. Vediamo. Questo è quello di prima? Sì. No. Cos'è? Una biancheria? Ah, sì. Dove avevano tutte le... sì, le fodere, tavole, tovaglie. Qua. Vai avanti tu per una volta, Cristo mio. Permesso? Sono stanze queste? Buh. Madonna, quanti... cosa è successo qua? Che cazzo hanno fatto? Sono tutte piume. No, non è una stanza questa comunque. No, è un salottino. È un ufficetto, sì, con un salottino. Ma qua hanno comunque incendiato qualsiasi cosa, eh. Che c'è? Andiamo al buio. No, col cazzo al buio. Un bagno, credo. Sono camere, sì, queste già. Sono camere queste? Qui se ci esce qualcuno adesso qua. Vabbè dai, l'avremmo sentito. Che brutte ste stanze. Sì. Qua c'è una bottiglia d'acqua. Ma sono bruttissime ste stanze. Vabbè, rispondimi. Sì, sono bruttissime. Sì, fa schifo proprio. Le stanze, a parte che saranno vecchissime. Sì. Però guardate come sono sudice. Madonna. Vabbè, andiamo su, dai. Vuoi proprio beccare qualcuno tu, eh? Per forza, infatti l'unico piano che guarderemo sarà l'ultimo. Come? Dove ci sono le suite. Andiamo su diretti? No, vabbè, guardiamo al volo così il primo e poi andiamo direttamente all'ultimo. Ma da dove si sale? Da dove siamo arrivati? L'unica scala era quella. Quella così buia. Eh sì. È strano infatti sta roba. Vero? Mm. Vabbè, se vuoi prendere l'ascensore... stanno portando verso la loro trappola. Stai zitto. Vedi che c'è tutte le trappole. Questa è l'unica... cioè, ma è... non è possibile. Ma è piccolissima, com'è possibile? Sì. Questa è una persona. Questa è una persona. E cosa vuoi fare? Vuoi andare su? Aspetta che c'ho i brividi. Non sarà il primo piano, dai, poi andiamo all'ultimo. Dai, andiamo. Vai! No, non posso, come faccio così? Questo cazzo. Andai, andiamo, sta dietro. Ma si è affacciato uno. Sì, tu? Tua mamma. Sì, sì, è vero. Dai, smettila, dai, dai. Sto scherzando. Smettila. Vabbè. C'è qualcuno? C'è qualcuno?
guarda le stanze come sono, porco demonio. Qua ci caghiamo addosso. Qua è tutto buio, dada. Madonna, quanto sono grandi poi. Merda. Spegni la luce così gli faccio anche... A parte che col telefono si vede anche di più, guarda. Sì, ma buio. Aspettate che vi abbasso in base a quanto vediamo noi. Guardate com'è. Quindi? C'è puzza? Di sigaretta? Non lo so. O di incendio? Di incendio, guarda, è incendiato sopra di te. Ah sì? Hanno bruciato tutto. Che sbuca fuori? Queste sono più carine, eh? Come? Hanno la terrazza questa, eh? Sì. Hanno il balcone? Qua ci esce qualcuno, so già. Qui? Ci esce qualcuno, dada. Fammi vedere. Spero di non aver preso la stanza sbagliata. Questa è singola. C'è proprio puzza di bruciato qua. Questa, vedete, è matrimoniale. Con balcone. Dada! Oh. Hai sentito? Cosa? O eri tu? Oh. Ho sentito su uno stock. Questo? Sì. Io. Bastardo, merda. Oh. Sei tu? Sì, sì. Vedete, aveva proprio il balconcino questo. Vieni qua. Oh. Sono io. Vieni. Cosa c'è? Dada. Vieni. Tutto bene? Guarda. Cosa? Qui c'è proprio il... Cosa? Vedi? Come se avessi... fuoco? Ma penso per cucinare. Ah, dice che gli sia partito l'incendio. È vero. Cioè, no, mi sembra che lo accenda proprio per cucinare, magari la sera. Sì, no, è vecchia però sta roba. No, no, cazzo, è vecchia. Senti l'odore. Ma l'incendio ti rimane per sempre, Dada. Si vede che la roba è abbandonata da tempo, ma dai. Ma come da tempo? Guarda il cucchiaino che... Ma qua è tutto incendiato. Ma no. Questo è comunque proprio il fuoco. Beh, basta controllare lì dentro. Ma non è lì dentro. Qui evidentemente viene a cucinare. Qua viene a cucinare e basta. Eh sì. Oh. Oh. Sono vestiti? C'è sì. Qualcuno? Cosa c'è qua a destra? Qua ci sono le pentole. C'è la roba per far fuoco qua. E le pentole? Cazzo. Qua viveva, Dada. Vive? Guarda. Guarda che coltello. Cazzo, è nuova sta roba? No, vive ancora, Ricky. Ti ho detto, vieni. Merda. Vive ancora qua, sto qua. Oh. Vive adesso? Chiudi la porta, che non si accorga. Si accorge. Aspetta, fammi vedere il bagno. Sì, vedete, si fa la doccia qua. Non ci credo, si fa la doccia. Le taniche sono per l'acqua, dada. È chiuso tutti e due? Una era aperta. Cazzo. Sì, vive uno lì. Solo quella però finora, eh. Ti ho detto, era troppo fresca, ma si vedeva anche il cucchiaio che aveva ancora la roba umida. Ah, dici, da quello l'hai visto? Sì. Madonna. Quindi abbiamo solo avuto culo che non ci sia. Finiamo sto piano e poi andiamo all'ultimo, diretti. Qua ci sono questi segni qui perché stavano facendo già dei lavori che poi si sono interrotti. Ah. Capito? C'ho il cuore a mille. Dio santo. Che poi ci sono talmente tante stanze che non è che capisci quali sono abitate e quali no. No, sbuca prima o poi. Qualcosa, qualcuno. Basta che non... Basta che non ci faccia niente. No, basta che non c'è il coltello in mano. Vabbè, siamo fottuti. Sei fottuto? No, qua non c'è nessuno. Più che altro quello. Hai visto quel coltellazzo che aveva lì in camera? Cioè, ok che ti servirà per il cibo, ma anche per difenderti magari. Sì. Andiamo su? Sì. Sto per svenire, te lo giuro. Te lo giuro, dai, sto per svenire. No, aspetta, c'è un calo di zuccheri incredibile. C'ho le gambe che mi tremano, te lo giuro. Era il vento, spero. Mi sono cagato addosso. Era il vento. Porco giù, ma poi è fatalità quando passo io. Quando sei passato proprio, mi sono cagato. C'ho i brividi. Zio cane. Madonna, adesso penso di essere sbiancato. Esattamente quando stai passando sì, tu. Sì, infatti. Mi mancava solo vederti aggredito. Mi sei sicuro di andare su? Andiamo su all'ultimo, dai. Dove ci sono le suite di solito. Ma qui non ci sono altre scale, però, se qualcuno sale mentre... Sì, no, siamo fottuti. Cioè ci sono, ma quelle là d'emergenza che avevo visto prima, io non so neanche dove siano qua. Ma scusa, ma tutto sto hotel così grande c'aveva solo sta scala? La gente usava solo gli ascensori allora. Non mi sembra plausibile. Cosa? Immondizia. Merda. Ah sì.
scarichi c'è puzza di... C'è qualcuno? No, c'è puzza di vissuto. Cos'è sta roba? Oh, 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 Ricky. Ho sentito una botta. C'era il vento di prima. Qua ancora c'è il cocco per fare il fuoco. Come base per cucinare, penso. Ma qua è piena piena. Beh, non ci basta. Non ci basta vedere quello che abbiamo visto, scusami. E per forza beccare qualcuno? No, no, non voglio beccare nessuno. E allora, basta. Vabbè, andiamo come siamo sempre andati. Qua sembra a posto. Dai, andiamo all'ultimo e poi andiamo via. C'è cosa di vissuto. Sì, guarda, vieni qua. Guarda qua. Guarda. Guarda, guarda qua. Cazzo. No, no, ma c'è puzza qui, è fresco, senti. Via, via. C'è puzza lì, Minchia. Andiamo su? Io non andrei su. Dai, andiamo all'ultimo, diretti. Ancora su. Ancora in munizia? No, qua no. Non sembra qua. Boh, c'è anche lì un sacchetto. Andiamo. Più che altro, cazzo, è l'unica scala questa. Qua è pieno di chiavi. Tanto c'è una sedia qua. Sembra il più pulito questo. Sì. C'è qualcuno? Qua mi sembra a posto, sai? Sì. Almeno vediamo come erano fatte le suite. Queste erano le stanze più grandi. Sì, per forza. Sì, guarda. Guarda che grandi queste, col salottino. Il terrazzo è enorme, immagino. No. No? Almeno questa no. Piccolino. Ha buttato giù tutto qua comunque, Anche qua c'è la stanza. Minchia, proprio una... No, no, è enorme, è un appartamento. È un appartamento in pratica. Ma la roba, è rimasta anche roba qua. Sì. Giornali, cose. Infatti c'era un'altra terrazza. Mm-mm. Cazzo, grande è questa? Bella, bella. Che questa è grande qua. Ah sì, sì, anche questa è grande. No, no, è immensa anche questa. Sì, divano letto. Fammi vedere quella terrazza gigante. Questa, che guarda, c'è qua. Questa, guarda dove usciva. Dove usciva? Ah, diretto, stavo andando di qua io. C'è il terrazzone qua proprio. Bello, cazzo. Proviamo ad andare al volo dall'altra parte, dello stesso piano. Comunque, forse noi sbagliamo a dire che la gente si mette all'ultimo. Perché mi ricordo che anche nello stesso hotel, simile a questo, ti ricordi le scatolette di tonno? Erano tutte al primo. O al primo o il secondo, comunque. Sì. Cioè, non si mettono nell'ultimo. Che troppo sbatti andare fin su. È probabile, per quello dico. No, qua non c'è nessuno, almeno sembra. Adesso ci esce. È tutto ribaltato. No, sono tutte devastate le stanze, però non sembrano comunque vissute. Queste sono più piccole, tra l'altro. E di là c'è una terrazza speculare. Simile a quella roba che esce da qua. Simile a quella dell'altra. Sì, è vero, uguale. Un'altra terrazza come quella che abbiamo visto dall'altra parte, stessa cosa di qua. Stiamo scendendo lungo le solite scale dalle quali siamo saliti. Ragazzi, stiamo lasciando l'hotel alle nostre spalle. Oggi, non abbiamo oggi visto tutte le stanze. Allora, oggi siamo ritornati a essere un po' di adrenalina. Un po' di adrenalina. Ci serviva. Sicuramente non abbiamo beccato altre stanze in cui ci hanno vissuto. Ce n'erano troppe per aprirle tutte. Siccome non le abbiamo fatte tutte, abbiamo deciso di tornare la sera a finire di vederle. Sì, tranquillo. Però dai, quello che abbiamo visto penso che possa anche bastare. Sì, ho voglia. Noi ragazzi vi ringraziamo, vi chiediamo anche di scrivere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. E noi come sempre, anzi, grazie Daniele. Aspetto. Grazie Daniele. Grazie a voi ragazzi per aver visto il video fino a qui. E ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.